Benvenuti amici o bentornati sul mio canale. Io sono Terry e questo è il mio canale YouTube e questa è la serie di Halloween. Sono triste, la mia serie preferita è giunta al termine. Eh sì, questa è l'ultima puntata della mia serie di Halloween. In ritardo, ma ci tenevo comunque a farla, anche se siamo ormai fuori tempo. Non ho potuto realizzarlo nei tempi che avrei dovuto farlo, almeno entro il 31 ottobre, invece abbiamo decisamente sforato, però ci tenevo a farla, come stavo dicendo, e la dovevo per forza fare. È stato difficile scegliere l'ultimo argomento. L'ultimo make-up per chiudere la serie, volevo chiudere col botto, però poi accervellarmi troppo per chiudere col botto, stavano venendo fuori mille idee, mille cose, poi sono sicura che se avessi continuato con quel pensiero avrei fatto una grande cavolata. Così alla fine, per caso mi sono trovata su YouTube, no, su Instagram, l'ho vista prima, poi ho visto il video tutorial su YouTube di Bianca Sparkles, di uno dei suoi, diciamo, make-up di Halloween e ho preso spunto da lei, anzi voglio prendere spunto da lei e ricreare quello che ha creato lei. Ovviamente cioè, prendendo spunto, sì, facendo qualcosa simile a lei perché mi è veramente tanto piaciuto anche l'idea, non mi era proprio venuta in mente. Aggiungerò soltanto un piccolo particolare che lei non ha fatto, non era detto che lo dovesse fare, è un'idea che mi è venuta a me. Niente, io vi lascio il tutorial come sempre. Ci vediamo dopo alla fine.
amici, il look Halloween, l'ultimo look Halloween, è completato. La zingara strega, veggente, cartomante, non lo so, comunque sono affascinata da questo mondo, dalle carte, dalla veggenza, dalla cartomanzia, eccetera, eccetera, dalle streghe comunque in generale. E appena ho visto Bianca Sparkles che ha riportato questo look, ho detto perché non farlo anche io, però aggiungendo magari qualcosa di un po' più pauroso, ecco. Scommetto che vi starete chiedendo: ma Terry, perché ha una palla? Perché ha una sfera magica? Perché? È semplice, proprio perché è delle carte, soprattutto dei tarocchi. È semplice perché io, avendo comunque questa passione anche, che non sa quasi nessuno per questo mondo, per queste cose, la sfera viene dal mio amico estetista Vito, che me l'ha regalata al mio compleanno o l'anno scorso, 2 anni fa, non ricordo. Perché sa che mi piacciono queste cose, mi ha regalato la sfera magica, la sfera della veggenza. E vabbè, le carte, i tarocchi, comunque, se li vedo e mi piacciono, me li compro oppure me li regalano. Quindi ho diverse carte, ho diversi tarocchi, diverse carte. Quindi è stato un look che potevo benissimo interpretare. Bene amici, spero che anche questo Halloween Makeup vi sia piaciuto. È proprio l'ultimo. A malincuore dico arrivederci all'anno prossimo. Tanto l'ho desiderato questo periodo, è passato così velocemente quest'anno più del solito. Forse perché mi stavo divertendo di più quest'anno. Vabbè, comunque, niente. Io comunque non vado via da YouTube, rimango con altri video, altre cose. Comunque io penso sempre a cose da fare, eccetera, eccetera. Quindi non sparisco del tutto. E vi saluto. Bene, amici, per questo è tutto. Grazie per la vostra attenzione. E ci vediamo al prossimo video.